Buongiorno a tutti, intanto volevo ringraziare chi mi ascolta perché la settimana scorsa ho raggiunto finalmente i 1000 iscritti e le necessarie ore di visualizzazione per poter attivare le campagne pubblicitarie. Mi rendo conto che questa può essere anche una seccatura dal vostro punto di vista, ma per me è un po' il mantenimento del mio lavoro. Più lasciate andare le pubblicità all'inizio canale senza skipparle, più in qualche modo io verrò retribuito. Quindi se gradite il lavoro che faccio, vi sarò grato di questa piccola cortesia. Ecco, anche per essere un po' nello spirito dell'essere cortese nei confronti delle richieste degli iscritti al canale, di recente un iscritto mi ha chiesto lumi rispetto al DSC. Ora, al solito, lungi da me fare una trattazione esaustiva, però qualche pillola, qualche cenno sull'uso, su che cos'è il DSC, a cosa serve, come si utilizza. DSC, funzionalità legata all'apparato VHF di bordo. Il sistema DSC consente di inviare appunto in digitale, DSC sta per Digital Selective Call, un segnale che può essere di distress, di urgency, di safety o di routine. Il segnale di distress è il segnale che per definizione viene inviato a tutte le stazioni in ascolto, mentre per gli altri tipi di chiamata possiamo selezionare e inviare chiamate come chiamate individuali, group call o all ship call, appunto come le chiamate di distress. Ecco, a proposito di distress, al di là dell'accesso a questi tipi di chiamate gestite da menu, è interessante notare che l'apparato tipicamente ha un pulsante che consente direttamente, questo pulsante purtroppo, ecco che adesso si vede a seconda di come gira il sole. Quando io premo il tasto distress, compare un menu. Se ho fretta posso tenere premuto il tasto distress per 3 secondi, il segnale parte e io abbandono la barca, ma se ho il tempo di farlo, vedete che questo menu contiene una serie di motivazioni: indefinito, incendio a bordo, incendio, acqua a bordo, collisione, come dire, impatto col fondale, impatto con la costa. Listing, poi cosa abbiamo? Sinking, affondamento, adrift, cioè barca alla deriva, abandoning, abbandono della nave. Pirati e uomo in mare. Una volta selezionata la voce opportuna sul menu, vi verrà chiesta conferma dell'invio del Mayday. E automaticamente questo appunto verrà trasmesso ogni 2 minuti. Allora, se voi avete un problema, ci sono delle procedure di fonia radio che prevedono il fatto che voi vi mettiate davanti all'apparato, selezioniate un certo canale, prendiate la vostra cornetta e iniziate a gestire un'interazione con qualcuno che eventualmente vi risponde dall'altra parte. Questa procedura, che non sto a raccontarne il dettaglio, è in sé non farraginosa, però piena di piccoli rischi. Quali sono i vari piccoli rischi? Beh, per esempio, ok, vabbè, buona norma, non deve essere solo uno che conosce l'uso dell'apparato, però poi di fatto nella pratica potrebbe capitare, per esempio, sono con la mia famiglia, la mia compagna ha bisogno di fare una chiamata di emergenza perché io ho un malore e deve gestire un rapporto in fonia che non è facilissimo da gestire e gli verranno chieste le coordinate latitudine e longitudine di dove ci troviamo, quindi deve andare sul GPS, poterlo leggere. Ecco, vi faccio vedere una cosa. A bordo della mia barca c'è appesa comunque di fianco alla radio una procedura radio di Mayday, in modo che chiunque sia effettivamente in grado di utilizzare quell'apparecchio in modo quantomeno vagamente utile. Ok? Ora, questa funzionalità DSC è una funzionalità che consente di lanciare una chiamata di soccorso specificando in modo semplice, se possibile, il motivo della chiamata di soccorso. La chiamata viene inviata in modalità digitale, comprensiva
della posizione GPS della stazione chiamante, posizione che il VHF ha in input dal GPS di bordo. Quindi capite bene che già c'è un grande vantaggio. Una volta selezionate due o tre voci in un menu, l'apparato radio continua a trasmettere in digitale, quindi con meno rischio di perdita di qualità del contenuto, diciamo, una chiamata di soccorso che contiene il motivo e la posizione. E anche tra l'altro l'MMSI. Quindi, se non fossimo su un natante ma su un'imbarcazione, di fatto tutte le informazioni legate all'imbarcazione che sta lanciando quella chiamata. In questo caso specifico no, ma in linea generale possibilmente anche. E continua a lanciare questa chiamata a intervalli regolari finché non riceve un segnale di acknowledge, un segnale di ricevuto della chiamata digitale da parte di un'altra stazione. Capite bene il vantaggio dal punto di vista logico-funzionale che ha per il navigatore, per la sicurezza, per anche l'efficienza della macchina dei soccorsi, l'implementazione di una funzionalità di questo tipo. Il solito disclaimer un po' paraculo, volutamente non ho affrontato in modo dettagliato e accurato le procedure di utilizzo. E vorrei sempre rimandare a una formazione un po' più solida di quella che si può ricevere su YouTube. In ogni caso, visto che per tanti anche solo comprendere che cosa siano determinate funzionalità, soprattutto per i neofiti, per chi affronta il percorso patente, eccetera, eccetera, è sempre una questione molto importante, mi ha fatto piacere illustrare a grandi linee di che cosa si tratta. Alla prossima, magari in navigazione, non fermi in porto. Ciao a tutti!